A questo punto dovreste conoscere molto bene il design di iPhone 14 e se non lo conoscete è perché non mi seguite ancora su YouTube, quindi mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina, sempre molto importante. Ma visto che sono buono e benevolo, se non ve lo doveste ricordare o non l'aveste ancora visto, è questo qui, o meglio, questo è il design che i diversi leaker hanno fatto trapelare di quello che dovrebbe appunto essere iPhone 14. Bene. Visto che però non ci sono novità sostanziose di cui parlare sul nuovo iPhone 14, ho deciso comunque di farci un video, perché ci voglio lucrare! E quindi, oggi voglio parlarvi di 5 cose che vorrei assolutamente vedere sul nuovo iPhone 14. E oltretutto, prima di proseguire con il video, se vi va, scrivetemi qui sotto nei commenti quali sono le cose che voi vorreste vedere sul nuovo iPhone 14. Questo video è sponsorizzato dal sito whokeys.com, il sito di chi per giochi o sistemi operativi che vi raccomando. Qui infatti troverete anche la key per Windows 10 Pro ad un prezzo scontatissimo e con il mio codice sconto Simone avrete un ulteriore taglio del prezzo del 20%. Insomma, se state cercando un modo per risparmiare soprattutto sul vostro Windows o su altre key per altri giochi, andate al link in descrizione. Quindi se siete pronti iniziamo subito con questo video perché ci sono alcune cose che ho scelto che anche se mi conoscete non indovinereste mai. Partiamo dalla prima che è probabilmente quella che vi aspettereste al 100%, cioè l'Always On Display. Ragazzi, mi manca, lo voglio, voglio quell'Always On Display su iPhone, è da almeno 2 anni che lo stiamo aspettando e ancora non c'è. Per chi non sapesse di che cosa sto parlando, parlo di quella schermata che su Android ormai c'è anche dal Paleolitico, che fa vedere l'orario e le iconcine di notifica delle ultime notifiche arrivate proprio a colpo d'occhio anche a display spento, visto che Apple ha i display OLED sui suoi iPhone dall'iPhone 10, sono passati 4 anni e ancora non abbiamo l'Always On Display. 4 anni, mi sento vecchio ormai. Quindi sì, tra le cose che voglio assolutamente sul nuovo iPhone 14 c'è l'Always On Display. Ti prego Apple, che sia anno buono. La seconda cosa è una roba un po' strana che non ho mai nominato effettivamente, che c'è pure sui render dell'iPhone 14 leakato e quindi mi sto per strappare gli occhi, perché ragazzi, se c'è una cosa che mi dà un sacco fastidio anche su iPhone 13 è la simmetria della parte inferiore, quella parte dove ci sono i microfoni e c'è lo speaker a destra, però i pallini sono di numero diverso tra la sinistra e la destra, che fastidio! Lo so perché c'è l'antenna lì, quindi non c'è lo spazio e i poteri forti e tutto un sacco di robe che potete dire, però è tanto brutta quella roba, è proprio brutta, ma un sacco, quindi vi prego, anche se me li fate finti quei pallini, non mi interessa, però vi prego, toglietemi questa asimmetria. E oltretutto con le cover in pelle, con le cover in silicone di Apple, eccetera, è ancora peggio, perché quelle di quest'anno sono forate sotto, e quindi è terrificante, ragazzi. Terrificante. Il terzo punto di questo video, se mi sentisse il me del passato probabilmente mi ucciderebbe, perché sto parlando del notch, della fantastica tacca mitologica di Apple, quella lì, no, quelle corna, quelle cose lì. Ecco, una cosa che voglio da iPhone 14, pronti? È che quel notch rimanga. Sì. Perché l'iPhone 14 che hanno leakato ha la fotocamera sul display, no? Quel tondino che buca letteralmente il display. Ecco, dopo averci pensato un po', sono arrivato alla conclusione che manco a me piace. Ok? Va bene? Siete contenti? Siete contenti? Perché sotto nei commenti un sacco di persone mi hanno detto no, fa schifo! Sono d'accordo, effettivamente è meglio il notch. Meglio il notch. L'ho detto, va bene? L'ho detto. Anche perché è un po' più riconoscibile. No? Perché gli iPhone ormai hanno il notch, i Samsung ormai hanno la fotocamera che buca il display, insomma si è distinta così anche il lato design, la filosofia delle due aziende. Ecco, quindi vedere un iPhone 14 con la fotocamera che buca il display non mi farebbe impazzire, preferisco il notch, anche perché dopo che mi sono abituato sull'iPhone 13 che ce l'ha leggermente più piccolino, un po' più invisibile eccetera, devo dire che ragazzi la presenza del notch proprio quasi quasi non si sente neppure. Quindi ben venga, va bene, aspettiamo direttamente le fotocamere sotto al display, va bene? Meglio non passare dalla fotocamera singola lì sul display da sola, qui si sente anche, appunto, lasciata stare da sola, poverina, no, meglio di no. Punto numero 4, sono sicuro che su questo punto qui saranno d'accordo tutti proprio, la ricarica inversa per le AirPods e per l'Apple Watch.
sacco di smartphone infatti possono ricaricare wireless, le cuffiette e un sacco di altre robe. Ecco perché Apple non lo fa. Ormai il MagSafe c'è pure sulle AirPods, che hanno appunto la possibilità di usare il MagSafe per ricaricare col magnete eccetera. Quindi sarebbe proprio logico mettere la possibilità di ricaricare le cuffiette e l'Apple Watch direttamente sul retro dell'iPhone, senza stare lì, mille cavi, mille robe. No, direttamente da là. Tanto hanno una batteria molto piccola, quindi non scaricano più di tanto lo smartphone. Secondo me sarebbe veramente il momento ideale per avere questa funzione. Ed in ultimo, ma non per importanza, anzi, un qualcosa che, se dovesse essere questo il design di iPhone 14, sarebbe super confermato, quindi sarei super contento anch'io. E cioè degli iPhone 14 Pro e Pro Max che siano davvero delle versioni Pro. Nel senso, non che questi iPhone 13 Pro e Pro Max non lo siano, però diciamo che se Apple vuole andare definitivamente sulla categoria professionisti, che ci vada al 100%. Proprio come visto sui nuovi MacBook Pro, che infatti se ne fregano totalmente dell'estetica o roba simile. No, pensano 100% ai professionisti, quindi per mettere più porte, per mettere lo slot SD, per mettere l'HDMI, di tutto e di più, li hanno resi più spessi, li hanno resi diversi, insomma, stessa cosa lo dovrebbe fare anche sugli iPhone. Quindi, un iPhone che se ne frega dello spessore, se ne frega della portabilità, del peso, però che abbia una batteria davvero pro, che abbia delle fotocamere davvero Pro, che quindi hanno bisogno di uno spazio più ampio, tutte cose, e soprattutto con funzioni che interessano davvero all'utente Pro. Ma per le funzioni ci vorrebbe un video a parte, proprio dedicato ad iOS 16, penso che si chiamerà così. Quindi se lo volete fatemelo sapere, perché anche lì ovviamente ci sono un sacco di funzioni che io vorrei, che invece ancora non ci sono perché Apple mi vuole male, ma proprio male male male. E a proposito di Apple che mi vuole male, ma l'avete visto che c'è il MacBook Air con M1 in sconto a meno di 900 euro su Amazon, così? E in realtà fermi, è già finito. Il MacBook Air M1 a 899 euro è già finito, non ce ne sono più, quindi questo è ancora di più per farvi capire che mi dovete seguire sul mio canale Telegram, perché così non potrete dire che non lo sapevate in tempo, eh? Ciò detto però, che cosa vorreste vedere voi invece sul nuovo iPhone 14? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, sono proprio curioso di vedere un po' che cosa ne pensate. E magari, chissà perché no, potrei proprio farci un video sui vostri commenti qui sotto. Quindi fatemi sapere la vostra, insomma. E no, vi fermo subito. Non vale il solito commento, io da iPhone 14 vorrei che costasse di meno. Spoiler, non succederà.